Olimpio Talarico, un intellettuale italiano che si è fatto strada partendo proprio da questo liceo. Questo è quello che voglio mettere in evidenza, soprattutto perché lo dirò poi quando interverrò durante la manifestazione a questi ragazzi, perché diciamo che la scuola è una scuola qualificata, nel senso che ha portato voi altri dove siete arrivati, ma io ne conosco tantissimi che sono medici al Gemelli di Roma, che sono ingegneri a Milano, in grandi industrie, eccetera, eccetera, per dire che anche da un liceo di paese si può partire. E tu oggi ritorni a questo liceo, però ci ritorni per presentare un libro che non è l'unico scritto da te, ma è uno dei tanti, forse quello al quale tu sei particolarmente più affezionato, visto che l'abbiamo già avuto occasione di vederlo altre volte, questo libro, di leggerlo, eccetera, eccetera. Allora, che effetto ti fa partire e ritornare sullo stesso posto? Allora, l'effetto l'effetto è quello di un'emozione molto forte. E se consideriamo il fatto che questa è l'85esima presentazione che faccio di questo romanzo, ed è l'ultima presentazione, e io solitamente per scaramanzia la prima la faccio a Caccuri, e quindi è la naturale conclusione di un percorso che mi ha dato molte soddisfazioni. Il libro è stato presentato in tutta Italia, in Argentina, in Uruguay, in Germania, e ha vinto 3 premi letterari, per cui, ecco, ripeto, è la naturale conclusione di un percorso positivo, bello, interessante. Ecco, io vedo sedute in prima fila un po' gli insegnanti tuoi, no? La Bilanzuoli, la De Luca, altri che magari... Ecco, praticamente c'era un rapporto molto distaccato allora. Ma assolutamente, assolutamente no, assolutamente no. Eravamo veramente una piccola, piccola famiglia, e il rapporto con gli insegnanti era veramente splendido. Io ricordo del liceo una cosa molto interessante. Era così piccolo che facevamo la gita dalla prima alla quinta, per cui quel viaggio era sempre qualcosa di aggregante, ma molto emozionante, perché ci conoscevamo, e io ancora con molti di loro ho un rapporto molto, molto stretto, molto, molto forte. Io sono sempre convinto, e questo lo sostiene un mio amico scrittore che si chiama Michele Mari, che noi ci formiamo in quegli anni sono determinanti per noi, e io credo di essermi formato molto negli anni del liceo. Ecco, due domande. La prima, ecco, il premio Caccuri. Il premio Caccuri è un po' una delle tue fatiche, perché insieme ad altri due siete partiti tutti e tre, mi pare, a Bergamo, e tutti e tre avete pensato di creare qualcosa per il paese che vi ha dato i natali, il paese dove ancora esistono i vostri genitori, dove ci sono tanti amici, tanti parenti, tanti conoscenti che vi fanno festa quando tornate. Quindi anche quello è un appuntamento molto... Appuntamento importante, da 9 anni ormai è diventato il premio letterario di saggistica più importante in Italia. È nato 9 anni fa ed è nato dall'idea di tre uomini che hanno abbandonato il proprio paese. Quindi io dico sempre che è stata una sorta di risarcimento, quella di voler restituire al paese qualcosa di importante. Il premio lo è, ormai Caccuri è diventata un centro culturale molto conosciuto dappertutto. Abbiamo, durante le giornate della manifestazione arrivano le televisioni nazionali, ne parla Repubblica, ne parla Corriere della Sera, per cui credo che abbiamo fatto e ci è stato fatto un regalo molto, molto grande. Allora, 2 minuti sul libro. Il libro rispecchia un po' anche questo nostro ambiente, Caccuri, San Giovanni in Fiore. Io ho scritto 4 romanzi, e sono tutti ambientati a Caccuri. Caccuri, naturalmente, ci sono dei passaggi anche a San Giovanni, perché inevitabilmente San Giovanni rappresenta per Caccuri un polo di attrazione, il polo più importante. Io stamattina ho fatto una piccola ricerca sul libro, San Giovanni in Fiore citato 8 volte nel romanzo, però è il nostro ambiente. Quando io mi allontano da Caccuri per narrare altri posti, altre realtà, incontro delle difficoltà notevoli. Che l'attività dello scrittore è proprio quella di guardarsi dentro. Io quando mi guardo dentro ho questi posti, nonostante li abbia abbandonati ormai da più di 20 anni. D'accordo, auguri allora per il tuo futuro. Grazie. Benvenuti, sono qui in veste di rappresentanza delle istituzioni scolastiche, della Prese, che si scusa di non essere presente perché ha preso degli impegni. Accogliamo con un saluto il professor Olimpo Talarico, un esempio per voi ragazzi, perché dovete guardare al futuro. È veramente, se
un nostro allievo degli anni passati si è fatta tanta strada nella scrittura, vi deve essere da esempio. Accogliamo il professore Talarico con un bel applauso. Si sente? Sì. Allora, buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno ai nostri ospiti. Perdonatemi l'emozione, per me oggi questa è una giornata importante perché penso che si senta, perché io e il professore, io Olimpio, siamo legati da una profonda amicizia. Cioè noi ci conosciamo praticamente da sempre, da quando siamo nati, e abbiamo condiviso in questi anni momenti belli e anche purtroppo momenti brutti. Quindi per me oggi è un grandissimo onore avere la possibilità di presentarvelo. È stato detto già tutto, però io voglio aggiungere una cosa. Intanto il professore Talarico è un docente di lettere e insegna a Bergamo nel Liceo delle Scienze Umane. Quindi è vicinissimo al mondo dei licei. Come avete potuto ascoltare, da qualche anno è uno scrittore molto affermato, perché dire che il suo ultimo romanzo ha avuto 85 presentazioni, non solo in Italia ma anche all'estero, dire, questo forse non è stato detto, che è stato ristampato per ben 4 volte, vuol dire che il mio concittadino ha raggiunto veramente un successo importante. Ribadisco anche il suo impegno per il nostro territorio per quanto riguarda il premio letterario a cui si faceva riferimento. Il premio letterario Caccuri, che è un concorso di saggistica e non solo, è diventato, tra, come diceva l'autore, il premio più importante a livello nazionale. E noi siamo molto orgogliosi di questo, perché Caccuri, che è un piccolissimo paese, lo sapete bene, è veramente, come dico io, 4 case e un forno, è diventato al centro dell'attenzione nazionale, perché ogni anno, grazie al professore e altri 2 suoi colleghi, il piccolo centro di Caccuri ospita personaggi di alto livello, non soltanto nel campo letterario, ma anche del campo politico, del campo artistico e culturale in genere. E la cosa importante di questo premio letterario è che l'obiettivo principale è quello di diffondere l'interesse per la lettura, perché leggere è una cosa importantissima. Attraverso la lettura si viaggia, si apre la nostra mente, e questo è l'obiettivo principale di questo premio. Io sono onoratissima oggi di averlo qui in questa scuola. Lui, come avete sentito, è un ex alunno del liceo scientifico, e questo deve essere un esempio per voi, perché praticamente lui è la dimostrazione tangibile che quando si crede nei propri sogni, quando ci sono degli obiettivi che si vogliono raggiungere, con la formazione opportuna si può arrivare a tanto. Niente è impossibile quando ci si impegna, e guardate che sicuramente l'impegno che lui mette in tutto quello che fa è tantissimo. Per tornare al premio letterario, noi assistiamo a 4-5 giornate, ma vi assicuro che si lavora tutto l'anno per poter realizzare questa manifestazione bellissima, che dà lustro non soltanto a Caccuri ma a tutto il territorio. Io vi lascio, perché è giusto cedere la parola all'autore. E vi abbraccio. Quindi mi lasciate da solo? No, mi metto lì, però mi metto lì davanti, preferisco, arrivano, ma è meglio qua, mi sento meno lontano. Ah, certo. Ti lascio.
Allora, intanto buongiorno, siamo onoratissimi di averla qui perché intanto come nostro conterraneo ci siamo molto rivisti nel suo libro, anche per il fatto che ha parlato molto di questa, della nostra scuola, abbiamo sentito molto parlarne nel suo libro. Come avete detto già prima, San Giovanni è stato nominato molte volte, quindi è un onore per noi rivederci in questo libro e appunto sentirci in un certo senso a casa anche quando rileggendolo. Comunque leggendo il libro ci sono venuti alcuni dubbi, alcune perplessità di cui vorremmo parlare con lei, quindi anche con gli altri ragazzi delle altre classi vorremmo capire insieme a lei questi dubbi. Allora. Buongiorno a tutti, devo dire, in generale non è semplicissimo coinvolgere gli studenti nella lettura, è diventato in questo momento storico particolare un'impresa, però in questo caso mi sono trovata di fronte ad una sorpresa, perché intanto sono stati incuriositi dal fatto che lo scrittore fosse uno scrittore locale. Già questo li ha un po' mossi, qualcuno la conosce proprio personalmente, perché come le dicevo prima ci sono degli studenti che sono di Caccuri. La cosa bella è stata che hanno iniziato così, c'è stata una sorta di passaparola, perché questa curiosità anche rivolta ai luoghi, che per loro erano luoghi familiari. Allora hanno iniziato a dirsi, sai quel posto è lì, lì sono andato, addirittura c'è qualcuno che poi le parlerà, che ha chiesto un po' ai genitori dove fossero i luoghi e fisicamente è andato a visitare i luoghi in cui si svolge la narrazione. Un altro elemento che secondo me li ha molto coinvolti, intanto perché lei frammezza molto il testo con parole dialettali, e questo nonostante un po' una difficoltà iniziale visti i rimandi, no? Da andare avanti e indietro nella memoria, loro sono stati molto incuriositi dalle parole dialettali, ci scherzavano su, si facevano dei commenti tra loro, delle battute. E poi anche sono stati molto colpiti, almeno ne abbiamo parlato in classe, si sono riuniti, hanno preparato delle domande, hanno fatto delle piccole discussioni prima di incontrarla. Anche l'aspetto dell'amicizia, ma anche l'elemento, la storia, com'era il paese ai tempi della narrazione, come oggi, no? Questo è stato quello che è venuto fuori. Ora vediamo un po', loro si sono un po' organizzati, hanno fatto una sorta di scaletta, così che potete un po' dialogare sui loro dubbi. Vi dico solo due cose prima di partire con le domande. E innanzitutto permettetemi di ringraziare chi ha organizzato questo evento e permettetemi di salutare le mie due professoresse, la professoressa Bilanzuolo e la professoressa De Luca. Io mi ero tanto innamorato della professoressa De Luca che, pur parlando un francese caccurese che non si capiva assolutamente nulla, il primo anno mi iscrissi a lingue, cioè io con lingue non c'entrava assolutamente nulla, è stato un incidente di percorso. E l'altra cosa che volevo dirvi, io arrivo in questo liceo dalla scuola media di Caccuri, con la media piccolissima, bravissimi in matematica, per cui arrivo al liceo, primo tema di italiano e prendo 4. Secondo però ho preso 4,5. E mi credete che io da allora ho abbandonato la matematica e mi sono dedicata alla letteratura, quella francese, quella italiana, quella inglese. Per cui quello che dicevo prima è importantissimo, noi ci formiamo in quegli anni. Quegli anni sono determinanti da tutti i punti di vista, dal punto di vista della formazione, ma soprattutto dal punto di vista dell'emotività. E vi voglio raccontare, perché poi la letteratura deve essere qualcosa di concreto, altrimenti resta
in aria, non si percepisce qual è l'aspetto fondamentale della letteratura. E ero in terza superiore, e soprattutto i maschi in terza superiore sono dei cazzoni, cioè è vero, ma in quinta un po' meno, ma in terza ci facciamo delle, quelle che voi chiamate seghe mentali, no? E io allora mi ero innamorato di una, ragazzina che poi cito anche nel nuovo libro, perché il prossimo libro uscirà a gennaio. Ma questa qui mi faceva dannare dalla mattina alla sera, non riuscivo a... E allora sono andato in classe e la professoressa legge questo passo, che io ho stampato proprio ieri, ed è un passo di Petrarca, è tratto da un'epistola di Petrarca, che scrive addirittura a un frate agostiniano. Io quel giorno mi sono detto, ma che me ne frega di un frate agostiniano, cioè io ho i fatti miei, ho i problemi miei, cioè questa qui mi fa dannare. E invece poi mi rendo conto che nel 1346 Petrarca scriveva questo. E voi direte, ma la vita vi può cambiare per una cosa del genere? Sì. E Petrarca scriveva questo, ma nel 1346... Troppi sono ancora gli interessi che mi producono incertezze ed impaccio. Ciò che ero solito amare non amo più. Mento, lo amo ma meno. Ecco, ho mentito di nuovo. Lo amo, ma con più vergogna e con più tristezza. Finalmente ho detto la verità. È proprio così. Amo, ma ciò che amerei non amare, ciò che vorrei odiare. Amo, tuttavia, ma controvoglia, nella costrizione, nel pianto, nella sofferenza. Mi sono detto, porca miseria, ma questo qui 700 anni fa scrive una cosa che mi sta parlando, mi sta dicendo qualcosa, no? E allora mi sono reso conto che la letteratura ci parla, e quando uno scrive qualcosa, io poi avevo scritto pure questo piccolo tempo fa, no? Quando noi apriamo un libro, nel libro dobbiamo trovare un pezzetto di noi, e dobbiamo pensare che quell'autore ha scritto qualcosa per noi, ed era qualcosa che noi già avevamo dentro ma non sapevamo dire. Cioè, non riuscire a dire le cose è la cosa più brutta che vi possa capitare, cioè le cose devono essere dette, e la letteratura vi aiuta a questo. Io non so se ci sono insegnanti di matematica. Quando io entro in classe, prima di me c'è l'insegnante di matematica, dico, per favore, cancellate questa lavagna, perché quella cosa lì, dei numeri, con me non ha nulla da spartire. So che è importante, ma la letteratura è un'altra cosa. La letteratura vi forma, vi fa crescere. Io, il mio insegnante di matematica si chiamava Scarpino, no? Ne avete sentito parlare. E quando io l'ora di matematica era un tormento, era una tragedia. E quanti esercizi di analisi matematica non dovrei dirlo, non ho fatto, ma ho copiato, perché poi alla vostra età, no? Ma anche alla nostra, c'è il senso di colpa. Cioè, se noi ragioniamo su questo aspetto, no? Il senso di colpa è una cosa che noi calabresi, cioè noi di origine greca, non dovevamo avere. Cioè, il senso di colpa ci è arrivato quando è arrivato il cristianesimo, però allora il senso di colpa c'era. Dice, cavolo, non ho fatto il compito di matematica, l'avevo copiato da Brisinda me l'ha fatti copiare di compiti di matematica. Ma allora lo vivevo con una colpa, oggi no, non lo vivo con una colpa, perché anche quello mi ha fatto crescere. E quelli che oggi vi possono sembrare dei problemi, fra 10 anni, 20 anni, saranno una ricchezza. Sarà il motivo di crescita. Quel 4 e quel 4,5 siano benedetti. Perché se io avessi preso 8... avrei detto, cioè io scrivo da Dio, ho preso 4, e per me è stato un, come dire, quasi una sfida, un voler
riappropriarmi di cose che sentivo di avere dentro, ma che non riuscivo, come dicevamo prima, a dire. E riuscire a dire è importante. E quando io ho avvertito il bisogno di dire, quando me ne sono andato da Caccuri, e il distacco mi ha fatto venire voglia di narrare, ma per la paura di dimenticare. La paura di dimenticare è una cosa terribile. E allora io ho pubblicato il mio primo libro nel 2010, tardi. Prima non avevo scritto assolutamente nulla, ma l'avevo scritto così. Poi lo manda a un editore e l'editore subito lo pubblica. E l'altra cosa interessante, lo diceva Angela prima, è il riconoscimento di un paese. Cioè Caccuri ha 1500 abitanti. Quanti ce ne sono qua? 3 o 4 di Caccuri? Di più. A Caccuri, se voi andate nelle case, il mio libro lo trovate. Cioè, io sono sicuro che a Caccuri 300-400 copie del mio libro ci sono, in un paese di 1500 abitanti, perché si riconoscono, cioè si ritrovano. Vi racconto due fatti, due aneddoti. Uno è leggermente piccante, ma leggermente, però potete... Mio secondo romanzo, c'era un personaggio che era sessualmente attivo, potente, e in paese lo chiamavano minchia potente. E allora io ritorno in paese per le feste di Natale e vado a visitare il presepe vivente. E in una stanzetta del centro storico c'era questo ciabattino. Io entro, lo saluto, guardo un po' e poi esco. A un certo punto mi sento chiamare, una cosa, questo qui rincorre con questo abito lungo, no? E mi dice, dimmi una cosa, ma sono io minchia potente? Non era lui, ma io gli ho detto di sì. Gli ho detto di sì perché si era riconosciuto in un personaggio. In questo romanzo c'è un personaggio, uno dei quattro amici, che si chiama Giovanni Pignanelli. E Giovanni Pignanelli è un mio carissimo amico. E quando è uscito il mio primo romanzo, lui mi fa, ma perché non mi ci ha messo in un libro? Cioè, perché non mi hai messo nel libro? No, perché... E io dico, sai, però nel prossimo ti ci metto. Esce il secondo e non l'avevo messo. E quindi io lo vedo arrivare, dico, Pignanelli mi farà un altro cazziatore. Invece lui si era riconosciuto in un altro personaggio. Cioè, e poi ero così, riprendendo il discorso di prima, in colpa, che nome e cognome l'ho inserito in quest'altro romanzo. Ma questo riconoscersi nei luoghi, nelle storie, nelle vicende, è l'aspetto più interessante della lettura. È quello più emozionante, perché in ogni storia c'è un paese, in ogni storia c'è una comunità. Io quella comunità l'ho avvertita sempre. Io a Caccuri non ho mai fatto, come dite voi, non ho mai fatto niente. Vagabondo proprio dai capelli ai piedi, un grandissimo vagabondo. Per cui il mio posto preferito era la panchina della piazza. E in quella panchina della piazza io non facevo assolutamente nulla, apparentemente. Gli altri andavano a raccogliere le olive, io dicevo, ma me ne frega niente, fa freddo, lo compro l'olio. Però in quella piazza io mi sono formato, perché in quella piazza passava di tutto, dai matrimoni ai funerali. Io ancora oggi ho la capacità di vedere scendere in piazza un amico e capire cosa ha per la testa quell'amico, perché ho sviluppato questa capacità. E tutte queste cose necessariamente dovevano essere scritte, dovevano essere dette, cioè dovevano trovare un luogo in cui tutto questo si concretizzasse, e il libro lo è. E guardate, prima parlavate delle parole, ho finito, perché io quando parlo di queste cose mi appassiono molto. E dicevate le parole dialettali, no? Le parole dialettali sono una difficoltà, l'editore ogni volta me ne elimina più della metà. E allora qual è il motivo
per cui io metto queste parole dialettali? Per due cose. Una, quando la parola è intraducibile in italiano, cioè in italiano non rende, si brutta con una cucuvella, cioè non ha l'equivalente in italiano, no? Però vuole essere anche mettere i lettori miei, cioè quelli della mia terra, su un piedistallo, per dire questa cosa noi riusciamo a capirla, gli altri fate voi, no? Chiedete, informatevi, ma è proprio il riconoscersi in un luogo, no? in una lingua anche. Mi taccio. No, poi ci sarà. Ma rispondo una domanda per voi. Sì. Volevo dirle, il personaggio di Tommaso è un personaggio molto interessante ed enigmatico, e io volevo sapere, lei si è ispirato nella creazione di quest'ultimo a qualche persona che ha veramente visto nella sua vita o è frutto della sua fantasia? Allora, Tommaso nel romanzo è il personaggio non più importante, ma quello più enigmatico, in cui forse ognuno di noi si riconosce. E quando un lettore mi dice Tommaso è un gran bel personaggio, Tommaso è un grandissimo stronzo, Tommaso, vuol dire che il personaggio è riuscito, perché ormai la letteratura non è più la letteratura manzoniana in cui l'autore ti prende per mano e ti dice Donna Bondi è così, no, deve come dire, darti dei segnali e poi devi essere tu lettore a capire chi è. In tutti i personaggi ci sono io, c'è qualcosa che ho visto, ma dire che è un personaggio realmente conosciuto no. Ci sono i miei desideri, ci sono le mie paure, perché Tommaso è il personaggio di un'amicizia complessa, di un'amicizia che non ti fa dire che bella l'amicizia, no, l'amicizia ti deve, quando c'è, ti deve far sorgere delle domande, e Martino queste domande se le pone. Per chi ha letto il libro, c'è la parte finale in cui i protagonisti si ritrovano da Caccuri, si ritrovano in questo cimitero a Buenos Aires, no? E lui a un certo punto dice finalmente sono arrivato a casa. Su quella riga ci sono state centinaia di interpretazioni, io ne ho una, e la mia è la risposta a quello che dicevi tu, cioè questo riconoscersi nel valore dell'amicizia, ma prenderla per quella che realmente è, no? Perché apparentemente Tommaso sembra un personaggio negativo, lo sembra per quello che ha fatto, per quello che ha combinato, però poi il titolo stesso lo dice, no? È un riscatto. Amori regalati è il riscatto di un'amicizia. Guardate che il titolo ha una sua storia, perché quando io lo propongo all'editore, l'editore mi dice ma no, è un titolo che è un po' fuorviante. Io dico no, puntiamoci, perché dà l'idea del libro. Poi io mi ricordo quando è uscito il libro, il 7 marzo del 2017, io vado alla Feltrinelli di Bergamo, perché quando esce un libro abbiamo sempre il bisogno di vederlo, e vado dove c'è la narrativa e non lo trovo. Allora chiedo, e l'avevano messo nei romanzi rosa, anche io mi sono detto ho sbagliato tutto. In realtà poi alla lunga il titolo, come dire, ci sta. Però ecco, non è un personaggio realmente esistito, è un insieme di cose. Buongiorno, nei suoi racconti ho notato che comunque lui ha un certo attaccamento legato alle proprie origini, alle sue radici, quindi comunque questo le ha trasmesso delle emozioni al punto tale di scrivere un libro. Ora però mi chiedevo, al punto di che lui si è trasferito in un'altra città, una città che comunque non le appartiene, se lui comunque prova le stesse emozioni tali da scrivere un libro.
Sapete che mi aspettavo il voi. Quando io sono andato a Bergamo, a lei non riuscivo ad abituarmi. Cioè, ma lei, mi guardavo intorno, dico, ma non c'è nessuno. Cioè, il voi ci davamo noi, no? Era bello, bello forte. Se, infatti alle mie alunne ogni tanto lo dico, ma datemi del voi, ci provano, ma poi... Allora, dicevi, cosa mi ha portato a scrivere? In parte l'ho detto. Io dentro di me avevo un sacco di cose da raccontare e volevo che queste cose non si perdessero. Nel mio primo libro, quando uno fa la dedica, a chi dedichi il libro? Alla moglie, ai figli. Io invece ringrazio in maniera particolare la piazza. Cioè, cosa che oggi si sta perdendo. Quando io d'estate scendo in piazza e mi ritrovo da sole, non ritrovo più quei luoghi, quelle persone soprattutto, per me è un dolore fortissimo. E se voi avete notato, nel libro c'è una malinconia quasi mortale, no? Ma questo perché? La mia non è una malinconia dei luoghi, perché i luoghi li ritrovo sempre. Ieri quando sono arrivato a mezzanotte ho visto che avevano messo una bandiera nuova, prima non c'era, ma al di là di questo il paese, il castello resta lì, bello, imponente, a raccontare, a vigilare. Quello che trasmette malinconia è l'assenza delle persone che vivevano in quei luoghi. Io racconto un'emozione che a volte non è facile trasmettere. E se io cammino a Bergamo, cammino con una tranquillità unica, cioè ritorno alle 2 di notte, alle 3 di notte, e non penso assolutamente a nulla, eppure lì potrebbe esserci il pericolo. Se io ritorno a casa a Caccure alle 3 di notte, da solo, attraversando il centro storico, la chiesa, le case, io mi sento sempre osservato, e a volte non lo dico, a 50 anni, quando sento dei rumori mi metto a correre. Che se qualcuno mi vedesse, che fa sto pazzo? Ma perché i luoghi vivono? Perché ci sono le persone. E quando passo in dei luoghi dove è avvenuta la mia crescita, io non penso ai luoghi, penso a quelle persone che c'erano. E quelle persone che c'erano devono rientrare nei libri. Io ogni tanto cito nome e cognome di personaggi secondari, però ci sono. Ci sono perché è giusto così. Mi piace anche così. Noi da calabresi e conterranei ci siamo rivisti molto nell'attaccamento alle terre, alle tradizioni, e ci chiedevamo se durante la presentazione in altre scuole vi è capitato di rivedere lo stesso atteggiamento. I tre dei quattro protagonisti del romanzo, a un certo punto, cosa strana per un paese piccolo, si iscrivono al liceo di San Giovanni e li chiamavano i Caccurisi, no? Li chiamavano i Caccurisi, eppure mo li chiamano i Caccurisi. Sono arrivati i Caccurisi. O Caccurisi. Uciote Caccuri. E quando vado nelle altre scuole, soprattutto in Lombardia, c'è da parte mia il tentativo di coinvolgerli di più, cosa che qui non avviene, perché qui so che voi emotivamente partecipate. E quando, guardate, mi dicono, ma tu i giovani di oggi, sembra retorica, no? I giovani di oggi come li trovi, no? E ormai non hanno più valore, non è assolutamente vero. Ritorniamo al discorso che facevamo prima. Voi dovete riacquistare la forza di sentire e di dire, perché guardate, cioè, se noi ci troviamo in questa situazione oggi, la colpa è anche soprattutto nostra e non vostra. Per cui quando vado
La domanda che mi fanno spesso è quella del dialetto, perché per quella che per me sembra una domanda banale, oppure un nome banale per loro, cucuzzelle. Quando vedono questa cucuzzella, gli dico, ma che cavolo è, no? Però ecco, io parlo ancora di più quando sono negli altri posti. E guardate che a Bergamo ormai i caccuri la conoscono benissimo. E in altri posti sembra un luogo inventato, perché anche foneticamente, no, sembra un nome strano, caccuri. Eppure vanno a ricercare, vanno a vedere cos'è. E in un romanzo io a un certo punto descrivo la storia di un personaggio che si deve trasferire da Caccuri, e quindi trasferisce da Caccuri e va a Bergamo. Ma quelle due paginette mi sono costate una fatica enorme, perché io quando scrivo mi devo guardare dentro, e se mi scavo dentro la cosa che trovo è Caccuri, cioè io non trovo Bergamo, cioè Bergamo non mi dice. Quando io al mattino vado a leggere i giornali, prima cosa è il Crotonese, poi Corriere della Calabria, e poi eventualmente vado all'Eco di Bergamo. Ma questo mi succede da un po' di tempo. Per scrivere devi sentire, ma devi essere ancora coinvolto nelle cose che fai. Cioè io quando arrivo a Caccuri mi emoziono tantissimo, e mi sono emozionato ieri, ma è un'emozione diversa dal solito. Cioè ieri arrivo a mezzanotte, un paese completamente deserto, queste bandiere che avevano messo da poco che si muovevano, due luci, il castello. Non è stata un'emozione bella, ma è stata un'emozione. E noi abbiamo bisogno di queste emozioni, belle o non belle che siano, perché poi sono quelle che vi portano a fare le cose, vi portano a scrivere, vi portano ad ascoltare musica, vi portano a fare una bella torta, vi portano a fare qualsiasi tirare un calcio ad un pallone. Io sono convinto che noi siamo mossi dalle emozioni, guai se non fosse così. E vi garantisco che quando vado a fare la presentazione e acquistano dei libri, io la sera vado a letto pensando alle emozioni che posso trasmettere, e quando so che uno mi legge e mi scrive guarda che sto leggendo il tuo, io lo sento, lo avverto. Cioè la cosa mi piace. E quindi il sunto di tutto qual è? Che per fare le cose bene bisogna sentirle. Io me ne sono accorto tardi, me ne sono accorto dopo i 40 anni, però ben venga, perché prima dei 40 anni le ho tentate tutte. Suonavo in un gruppo, sì, avevamo un discreto successo, ma giocavo a calcio, bravino, sì, però... Cioè le ho provate tutte, cucinavo, e poi me ne sono accorto a 40 anni che avevo delle cose da dire. Qualcuno mi diceva guarda che hai scritto una cosa che mi ha emozionato, e allora dico ma forse è questa la mia strada. E guardate, io di solito delle cose mi annoio subito, 2 anni, 3 anni, invece adesso sento che è una cosa necessaria. E adesso ho terminato un romanzo, verrà pubblicato a gennaio, faccio gli scongiuri, candidato forse a un premio importante, forse candidato a un premio importantissimo in Italia. Però adesso sono 3 mesi che non scrivo, però so fra una settimana, 2 settimane mi ritornerà la voglia, proprio lo sento dentro che devo andare lì e devo raccontare storie, devo raccontare sentimenti. Allora, sembra che nell'amicizia ci sia stata una sorta di spaccatura. Possiamo ritrovare una sorta di riconciliazione anche nel finale? Sicuramente, sicuramente. Quel finalmente sono arrivato a casa è la riconciliazione. È la riconciliazione dell'amicizia, di un valore forte. Nel romanzo c'è una parte in cui dico non è
l'amore il mistero della vita, ma è l'amicizia. E guardate che loro vivono quel sentimento come se realmente fosse una storia d'amore. E Tommaso e Martino non si vedono per quasi 50 anni, eppure sono sempre presenti. Quando a Martino arriva la notizia della morte di Tommaso, a Marta scendono due lacrime. E lui dice: io so che uno è per me e uno è per lui. Cioè, i grandi rapporti non hanno sempre bisogno di una frequenza continua, cioè devono essere dentro. E io ho un rapporto fortissimo con i miei amici. E guardate, forse succederà anche a voi. Noi calabresi abbiamo questo limite: ci diamo l'anima, ma ci confidiamo poco. Cioè affidiamo la confidenza degli affanni a una camminata, a uno sguardo. Pensateci, e le amicizie al nord sono completamente diverse. E io ricordo quando è uscito il mio primo romanzo, L'Eco di Bergamo, allora andava di moda un giochino che aveva fatto Fazio, diceva: dimmi 10 cose perché. E loro mi avevano detto: 10 cose per cui sei andata a Bergamo e 10 cose per cui invece devi ritornare in Calabria. E io, fra le cose per cui dovevo ritornare in Calabria, scrissi: la Calabria mi piace perché quando devo andare a trovare un amico vado a casa e busso, e non prenotare una settimana prima come se fosse un dentista. Cioè, al nord c'è questo. Poi ci sono delle amicizie fortissime, ma non c'è quella formazione dei primi anni. Gli amici che voi coltivate adesso sono gli amici che resteranno per tutta la vita, indipendentemente dalla frequentazione, ma perché avete un sentire che è legato ai luoghi, è legato agli ambienti. Se io oggi sentirò qualche mio compagno di classe e dirò: guardate, c'è la Bilanzoli, c'è la De Luca, so che loro proveranno le stesse emozioni, perché quegli anni non si dimenticano più, nonostante siano trascorsi 40 anni, 50 anni, 60 anni, ritornano, prima o poi quelle cose vengono fuori. Il finale drammatico è dovuto a fatti autobiografici o è frutto della sua immaginazione? Secondo me non è drammatico. Secondo me non è drammatico. È la naturale conclusione di un percorso. Cioè, doveva essere così. E doveva finire così. Poi, se ci chiediamo perché Tommaso si comporta in un determinato modo, è un altro discorso, ma quel finale secondo me è la parte più interessante del libro. È così interessante che io, a un certo punto, quando sono andato a presentare il libro a Buenos Aires, sono andato in quel cimitero che si chiama il cimitero della Recoleta, è stata un'emozione fortissima, perché poi nel romanzo io descrivo, io non ero mai andato a Buenos Aires. Allora, quella parte io l'ho descritta attraverso racconti di amici, attraverso fotografie, parentesi. E quando io metto la parola fine al romanzo, e prima di mandarla al mio editore, l'ho mandata a Mondadori. E Mondadori sta lì, ma vi garantisco, 6 mesi. E mi dice: sì, va bene, c'è questa parte che bisogna rivedere. Vediamo se dopo 6 mesi mi dicono no. Cioè, mi dicono: abbiamo ragionato a lungo, non lo pubblichiamo. Allora io chiedo le motivazioni e loro mi dicono: c'è una differenza enorme fra la parte che è ambientata a Kakkuri, che è ricca di pathos, è ricca di affanno, e la parte che è ambientata a Buenos Aires e a Berlino, che è molto fredda, molto distaccata. Per me è voluta quella cosa, è un pregio del romanzo. Loro l'hanno vista come un limite, no? Però quella parte
narrata ambientata in altri posti, non ha nulla da spartire con la parte legata a Kakuri. Ci sono delle pagine in cui io interrompo la storia, no? E mi vengono in mente delle vicende, delle sensazioni, e le racconto. E quando penso alla Germania, a Buenos Aires, non mi viene assolutamente nulla da dire, no? Se non il fatto per come è avvenuto. Per cui quel cimitero lì è importante, perché lì si ricostruisce una comunità. Cioè, dinanzi alle tombe e ai superstiti si riconoscono, e alla fine lui stende le gambe così, vecchio, e dice: finalmente sono ritornato a casa. E vista che è l'ultima presentazione, vi dico anche cosa vuol dire per me sono ritornato a casa. Significa che finalmente lui, dopo 50 anni, era riuscito a togliere tutte le ombre da quell'amicizia, era riuscito a capire qual era stato il sacrificio di Tommaso, cosa erano quegli amori regalati. In quel cimitero c'è una riabilitazione dell'amicizia al 100%, e quindi Martino, che lascia a casa moglie, figlio, a un certo punto dice: no, è qui casa mia, perché io qui ho fatto pace con me stesso, qui ho fatto pace con gli altri. Quindi io, per me non è un finale drammatico, è un finale in cui tutto torna, in cui tutto si decide, in cui tutto viene svelato. E nonostante il fatto che qualcuno sia morto, gli altri siano ormai vecchi, hanno finalmente raggiunto una pace che è legata ai ricordi, è legata a quello che era successo nella loro vita. Allora, la realtà calabrese che descrivete nel libro appare molto moderna. Voi invece nel ritorno a Kakuri avete ritrovato la realtà sempre uguale, oppure... La realtà calabrese appare molto moderna nel libro. Voi invece avete visto dei cambiamenti, oppure no, a Kakuri ogni volta che è tornato? In parte avevo già risposto. I cambiamenti li fanno gli uomini. E i cambiamenti sono fatti da come uno il luogo lo vive. Io sto notando una cosa stranissima, che noi stiamo prendendo i difetti di quelli del nord, e quelli del nord stanno andando verso la meridionalizzazione dei sentimenti. Cioè, io ricordo quando, prima di andare via da Kakuri, casa mia, casa dei miei genitori, era un via vai continuo, cioè quel campanello suonava dalla mattina alla sera. Adesso ognuno sta rinchiuso nella propria abitazione. Cioè, stiamo prendendo veramente i limiti di quelli del nord. Questa è una cosa tristissima. E poi sapete qual è la cosa che non c'è più? Adesso ci sentiamo tutti generali. Cioè, adesso siamo tutti nel nostro intimo convinti di portare delle verità, e non esiste più il confronto. Cioè, non esiste più la possibilità che ognuno di noi giochi un ruolo. Si sentono tutti importantissimi, e non c'è più il confronto, non c'è più anche le prese in giro, no? Adesso in piazza non succede nulla. Io mi divertivo in quelle partite a carta a piazza, che era una cosa terribile, dove il segretario comunale o il direttore scolastico giocavano con l'ultimo degli agricoltori, no? erano delle scene bellissime. Oggi non ci sono più queste cose, e quindi le cambiamo noi, e siamo noi responsabili di questo. Io dico un dato che è veramente bello, ma nello stesso tempo preoccupante. Se voi andate a leggere le graduatorie degli studenti degli ultimi due anni che hanno passato i test alla Bocconi, nei primi 100 ci saranno 20 calabresi. Significa che abbiamo delle potenzialità enormi, poi queste potenzialità ce le fanno perdere. Cioè, lì dobbiamo lavorare. Cioè, le potenzialità fino ai 18 anni ci sono, poi le perdiamo. Ecco perché dicevamo la colpa è soprattutto nostra, non vostra. Quando voi andate a Milano e fate i testi come i veneti, come i piemontesi, arrivate nei primi posti.
Però poi cosa c'è? Che dovete andare via, dovete andare in un altro posto per realizzare quelli che sono i vostri sogni. So qual è la domanda, ma perché te ne sei andato pure tu? E perché non ritorni? E lì il discorso diventa più complesso, molto molto più complesso. Leggendo il libro abbiamo pensato che il titolo fosse riferito agli amori regalati da Tommaso a Martino. È così, ad esempio, la scena in cui Tommaso scappa via e lascia in eredità tutti i suoi affetti? È così, è così. Vi rispondo anche con un aneddoto. L'editore a un certo punto mi dice: ma tu non hai spiegato il motivo per cui Tommaso fa questi regali. Allora, se ci fate caso, io poi ho aggiunto una cosa che io sapevo, però non avevo scritto: la storia del monco. La storia del monco giustifica tutto. Io vediamo se riesco a leggervela. Un attimo di quanto. Ecco qua. È Tommaso che parla, eh? E dice: ci vuole poco a capire un uomo, molto poco. Basta semplicemente scandagliare i primi anni della sua vita. Per quanto io ricordi, ho sempre avuto la sensazione di essere un monco, un difettoso affestivo lasciato a metà. Strano, dirai tu. Hai conosciuto mio nonno, mia madre, hai visto il bene che mi volevano. Nei primi anni li vedevo poco. Uno stava sempre in giro per lavoro. La mamma invece era occupata a recuperare il minimo necessario per mandare avanti la baracca. Non avevo un fratello, una sorella, ma soprattutto non avevo un padre. Nella piccola casa dove vivevamo mi lasciavano per molte ore da solo. In uno sgabuzzino largo non più di un metro c'era un bastone dove stavano attaccate due giacche e una camicia. Io la chiamavo la stanza del profumo mancato. Quando ero triste mi rifugiavo lì dentro. E di tanto in tanto chiudevo gli occhi e annusavo quegli abiti. Non era l'odore di mio nonno, era l'odore mio. Ecco chi divenne mio padre per me. Naduro, mai incontrato, eppure annusato ogni giorno. Questo per dirti che a un certo punto io giustifico Tommaso. E se lo giustificavo intimamente, il lettore rappresentato dall'editore ha detto: no, tu questa cosa la devi dire, la devi spiegare, perché Tommaso è in quel modo. Però a me non andava neanche spiegarlo in maniera esplicita, e allora ho trovato questo espediente, questo, che poi il libro è fatto anche di queste cose, no? Dette e non dette. Ci sono dei passaggi che non hanno nulla da spartire con la storia, no? E io li lascio lì e l'editore mi dice: ma questi non servono, no? Tu li devi lasciare perché fanno parte della storia, alla fine è pure simile alla vita, non deve essere necessariamente ordinato e non spiegabile razionalmente, perché nel momento in cui diamo delle risposte razionali siamo fregati. Bravo. Sì. Io volevo dire la mia sul titolo, che ormai alla fine sappiamo che in quel modo là, ma io pensavo che Amori regalati era per dire che, diciamo, di accettare le esperienze in una maniera con gratitudine. Perché per esempio quando Tommaso mangia l'uva si vede con una certa emozione, come se fosse appunto un regalo che si riceve a Natale. Oppure per esempio l'amicizia, che anche nei suoi difetti, come può essere per esempio un regalo che magari non è perfetto, si accetta con un'emozione tipica. Però magari un'altra domanda, per esempio... qual è il libro che più ha influenzato la vostra vita?
No, mi è piaciuta, poi rispondo a quella domanda, mi è piaciuta molto la sottolineatura dell'uva, no? Perché quello era veramente un condividere. Cioè, quando lui arriva per la prima volta in questa scuola e ha bisogno di legare con gli amici, la prima cosa che gli dice: io non ti posso dare affetto perché ci conosciamo da poco, la cosa che posso darti è quello che piace a me, allora ti porto a mangiare l'uva. E Martino questo lo capisce, perché 50 anni dopo, quando arriva davanti alla tomba di Tommaso, dice: finalmente sono riuscito a sentire il profumo della zagara, no? Finalmente, anche quello attraverso gli odori è un riacquistare il valore dell'amicizia. E cosa ha influenzato la mia scrittura? Anche lì non ho un libro che più di altri, posso dire quello che sto leggendo in questi ultimi anni. C'è una letteratura calabrese molto valida, molto evocativa, molto interessante, che ci presenta la Calabria in tutte le sue sfaccettature, e quindi non solo 'Ndrangheta, ci sono anche gli autori di 'Ndrangheta, ma provate a leggere i romanzi di Domenico D'Ara ambientati a Girifarco e vi renderete conto che lì c'è la vera Calabria. O provate a leggere qualche libro di Mimmo Gangemi, di Gioacchino Criaco. Cioè, la letteratura calabrese sta facendo veramente tanto in questo periodo. Poi io dico una cosa, io insegno italiano in un liceo, e i primi anni, per inesperienza, dicevo: beh, per Natale leggete questo libro, ma è un lavoro inutile. Io oggi faccio questo, entro in classe, mi capita di dire: guardate, ho letto questo libro, a me è piaciuto tantissimo, e vedo 5 o 6 che lo scrivono sull'agenda e 2 o 3 che lo leggono, e già quello è un successo. E ritorniamo all'inizio: leggere un libro per colpa è una delle cose più terribili che vi possa capitare. Io vedo dei colleghi che fanno leggere Principe di Machiavelli, I dolori del giovane Werther, ma cioè, quelli si devono leggere quando è il tempo. Io cito un romanzo, no? Che è La coscienza di Zeno. Lo lessi al liceo e lo trovai orrendo. Dico: ma che mi hanno fatto leggere? Lo leggi a 40 anni e dice: ma questo è un capolavoro, perché ti devi riconoscere nel romanzo. E quello è un romanzo in cui ti puoi riconoscere quando hai vissuto delle cose, quando hai sperimentato delle cose. E quindi ogni tempo ha la sua lettura. Ma quello che dicevamo all'inizio, quando tu leggi e ti dici: questo libro sta parlando di me, questo libro ha al proprio interno un pezzetto di me, questo libro mi sta dicendo delle cose. E guarda, è la stessa cosa che ho avvertito io. Allora il libro funziona. E funziona. Poi c'è lo stile, ma quella è un'altra cosa, lo stile personale. Nel romanzo è frequente l'utilizzo appunto di flashback, oltre che un continuo andare avanti e poi tornare indietro nella narrazione, quasi a trasformare il romanzo in una sorta di, tra virgolette, quello che potrebbe essere definito un diario. La mia domanda era destinata al fine di sapere se tutto ciò aveva uno scopo ben preciso, oppure semplicemente una questione stilistica. È una questione stilistica. Io sono convinto che il lettore durante la lettura debba porre attenzione, debba stare attento. E infatti il romanzo, per chi non l'ha letto, vediamo se vi incuriosisco, il romanzo si svolge dalla fine degli anni 20 fino al 1996, cioè sono quasi, no, più di, no, quanti anni sono? 50 anni, più di 50 anni. E se io avessi scritto la storia partendo dal 29 e fino al 96, avrei fatto un'operazione, stilistica
tra virgolette normale. E invece cosa faccio? Il romanzo inizia nel 1945. C'è una scena che è emblematica, che si svolge a Berlino, dove già i personaggi però si presentano, perché guardate, Chekhov dice: se nel primo atto c'è una pistola, state pur certi che quella pistola sparerà prima o poi, per cui se tu nella prima pagina trovi i protagonisti, trovi una donna con un bambino, un morto ammazzato in Germania, e poi ti ritrovi a Kakuri, la prima cosa che ti chiedi è: ma che c'entra fino alla seconda guerra mondiale Goebbels con Kakuri? Ed è proprio questo, cioè la macro storia si deve incontrare con la micro storia. E se invece volessimo seguire un ordine, a un certo punto Martino Aiello segue il padre, che è stato nominato segretario comunale a Kakuri, per cui arriva a Kakuri e la prima cosa che fa, qual è? Va a scuola e incontra degli amici. Vita spensierata, no? L'età giusta per fare queste cose. Però poi avviene una cosa importante, una rottura. Durante una gita, un'escursione in un bosco nei pressi di Kakuri, trovano il loro insegnante di latino morto, ammazzato. Ma con una modalità molto cruda, molto forte, che è la stessa modalità con la quale nel tempo verrà ucciso quello della prima pagina, ma voi lettori invece l'avete trovato già nella prima pagina, cioè le modalità sono le stesse. E qui ritorna un po', come dire, l'esperienza personale. Il professore di San Giovanni si chiama professore Iaquinta, e voi direte: ma perché l'hai fatto morire? Poverino, poi alla fine anche bravo, no? Però avrei voluto far morire Scarpino, ma no, scherzo, è una questione personale, però poi scelgo Iaquinta, che era tutt'altra cosa rispetto a bell'uomo, e playboy, tutto profumato, le unghie curate, e quindi c'è questo. E quindi da quel momento in poi la storia cambia, la storia prende un'altra svolta in cui le amicizie diventano problematiche. Leggendo il libro ho notato che emerge una considerazione della donna molto bassa, che forse sarà stata anche tipica del periodo in cui ci trovavamo. Ad esempio nell'episodio in cui Tommaso stesso ci dice di aver ucciso il professor Iaquinta perché violentava la madre, oppure c'è una scena in cui il padre di Martino dice a Tommaso: vai con Marietta, Tommaso, ma attenzione, non farti mai comandare dalle donne, altrimenti sarai un uomo rovinato. Se vuoi avere successo nella vita, evita di far venire la tua donna in piazza a raccattarti come un vecchio ubriaco. E anche altre scene in generale nel libro. Quindi volevo sapere se questa scelta è stata fatta appunto per farli rifletterci su questo tema, che in questo periodo è molto discusso, o c'è un altro motivo? È chiaro che negli anni 30, negli anni 40, le donne, soprattutto a Kakuri, avevano un determinato ruolo. E quindi erano silenziose, ma dovevano essere presenti. E io quando leggo, devo comprare un libro e vado in libreria, le operazioni che faccio sono due. Vabbè, se ho letto qualche recensione, quello mi incuriosisce. Però guardo la copertina e guardo l'epigrafe, cioè la frase che c'è. Nel libro c'è una frase di Raymond Carver che dice: io scrivo di uomini a cui i conti non tornano. E in effetti, se ci fate caso, nel romanzo i conti non tornano a nessuno, tranne uno. Secondo voi chi è? C'è un personaggio femminile a cui i conti tornano, ed è Marietta. Marietta che viene presentata, come dite voi, a una messa da parte. E ve la leggo questa parte di Marietta, che è il personaggio veramente vincente. È il personaggio secondario ma vincente del romanzo. Era veramente brutta. Così brutta che quando passava per strada i bambini si facevano il segno della croce.
Marietta Manfreda era una cosa inguardabile. Pareva fatta con la caccia e tutti i pezzi risultavano alla vista spigolosi, appuntiti, proprio come se l'avessero presi con l'accetta. Nulla era al suo posto, tutto risultava più sporgente del normale. A Caccuri si raccontava che il giorno della sua nascita il padre si fosse picchiato in faccia fino a lasciarsi in viso i segni delle mani. E questo poi diventa il personaggio, secondo me, vincente. Si vede poche volte, ma è vincente. Compare nelle ultime pagine e ha un ruolo determinante. Allora, io volevo proprio sottolineare questo aspetto, cioè il ruolo della donna per quello che realmente era in quegli anni, ma poi di fatto quello che rappresentava quella donna. Cioè, quella donna aveva capito tutto. Anzi, mo, se trovo un'altra pagina ve la leggo. Dal libro emerge un rapporto di amicizia che supera gli ostacoli e le distanze spazio-temporali. Crede che nella sua... Dal libro emerge questo rapporto di amicizia... Sì, a Davide. Quello è un altro luogo in cui la mia vita si è formata, non solo si è formata da un punto di vista come dire, gastronomico, perché proprio formativo. Io ricordo una litigata, adesso i nomi li posso dire, fra quel famoso Giovanni Pignanelli e il farmacista di Caccuri. Certo, il Pignanelli prende il farmacista di Caccuri e lo mette proprio in un sacco di farina integro, per cui è uscito tutto bianco. Ma lì, insieme alla benzina, lì un luogo... E molte volte io li cito, no? Anche nel nuovo romanzo viene... Allora, stavo dicendo che dal libro emerge questo rapporto di amicizia che supera gli ostacoli e le distanze spazio-temporali. Crede che nella società di oggi sia ancora possibile trovare questi rapporti di amicizia? Sicuramente, ma sono più le occasioni di perdita delle amicizie. Io lo vedo con mio figlio, ha delle amicizie temporanee, cioè legate agli episodi, che possono essere lo sport, possono essere la scuola, possono essere altre cose. Noi eravamo costretti a stare insieme e quella cosa lì ci ha aiutato tantissimo, ci ha aiutato veramente, veramente tanto. Oggi siamo sparsi in tutta Italia, ma noi ci ritroviamo. E vi leggo la parte relativa a Marietta, capirete perché Marietta è vincente. Ti sei, è Marietta che parla con Martino, gli dice: ti sei mai accorto che sono stata sempre gelosa di te? Mi dice Marietta con una punta di turbamento. No, assolutamente no. E poi gelosa di cosa? C'è bisogno che ti ricordi tutte le volte che mi lasciava da sola per correre da te, o di quando in intimità continuava a parlare di Martino, Martino e Martino. Molte volte vi ho visti uscire da casa, scendere dai mergoli e sprangarvi per ore in qualche bettola. Quante volte ho immaginato, inventato, nella mia mente tutto quanto succedeva là dentro. Vi ho visti ridere, scherzare, spegnere con la punta delle scarpe i mozziconi della sigaretta. Vi ho sentiti imprecare e poi abbracciare, bere un bicchiere di vino. Io ero una ragazza sola nella mia stanza e voi da un'altra parte, fra quattro mura affumicate dove vecchi rugosi si rincoglionivano la mente con un vino più scuro della notte. Eppure
eravate belli e io avevo paura che qualsiasi donna vedendovi si sarebbe innamorata di voi. Ho braccato da lontano la vostra fratellanza, senza invidia, ma con la stessa rabbia con cui un cane guarderebbe un osso rubatogli da animali più forti. Era proprio così. Vi ho immaginati in questo modo, pronti ad addentare la vita, insieme, nello stesso piatto, nelle strade, nelle case di quel paese magicamente appoggiato su una rupe. Ecco perché ero tremendamente gelosa. Poi un giorno Tommaso mi disse che doveva abituarmi all'idea che per tutta la nostra vita insieme i suoi amici avrebbero camminato al nostro fianco. Ebbi l'accortezza di capire che se mi fossi messa contro di voi avrei perso la sfida. C'era più carnalità nei vostri sguardi, nelle partite a carte, nelle bevute, che nei nostri baci. Io volevo chiederle che sensazione si prova a scrivere un libro in cui i propri conterranei si possono riconoscere. Io ho un segreto che sta funzionando. Quando io scrivo il libro non penso agli scrittori di Bergamo, di Milano, di Palermo, penso a quelli di Caccuri. E sta funzionando. Cioè io quando scrivo dico, ma se la legge Angela cosa pensa? Perché guardate, gli uomini sono uomini, indipendentemente da dove crescono, è sempre quello. E i sentimenti sono sempre quelli. Il mio punto di riferimento è Caccuri. Infatti il libro esce a fine gennaio, se riesco a venire a Natale lo presenterò in anteprima, come ho sempre fatto. È una sorta di scaramanzia, ma anche di regalo, no? Quello di regalare ai miei paesani questo romanzo. E qualcuno mi dice, no, ma ti devi allontanare da Caccuri, cioè devi scrivere altro. Ma assolutamente no. Cioè anche nei piccoli paesi c'è un mondo, c'è tutto un mondo in cui anche quelli di Milano si riconoscono, per forza. Oppure guardano con una certa quasi invidia, no? Per non aver vissuto delle cose. Visto che ci tenete tanto, vi do del voi. Volevo chiedervi come mai avete scelto proprio il dopoguerra fascista per l'ambientazione del vostro romanzo. E anche altre storie sono ambientate durante il periodo fascista. È un periodo storico al quale io riconosco una forza narrativa enorme, perché è il momento storico in cui le passioni vengono fuori, i limiti e le ricchezze dell'animo umano. E poi il passato a me sembra molto più poetico, molto più evocativo, più carico di nostalgia, più carico di malinconia. Il presente è troppo vicino per essere raccontato, io almeno lo vivo così. Caccurise, l'ultimo Caccurise. Chiudiamo con Caccurise. Doc, doc. Leggendo il libro abbiamo notato che... No, mo no, in queste settimane. Abbiamo notato che c'è un rapporto formale tra il padre e Martino. Come mai è così? Che devo raccontare innanzitutto il periodo storico, no? Il papà di Martino è un segretario comunale, fascista, per cui il rapporto... Lui aveva iniziato a prendere un'altra strada, ma al di là di questo... È una cosa che io mi chiedo sempre, ecco perché è la forza della letteratura, no? E nei miei romanzi i padri sono quasi sempre presentati come elementi di scontro, oppure assenti. E mio padre invece è stato sempre presente, io me lo chiedo, no? Dico, ma come mai queste cose? E prima o poi una risposta riuscirò ad averla. E nel Due di Bastoni, invece, che è il primo romanzo, c'è questo padre che secondo me è un personaggio molto molto bello. Poi dipende, è vero quello che dicevano prima, le donne io riesco a metterle un po' non da parte, ma più silenziose, ma più determinanti, perché questo è il ruolo che almeno all'epoca
le donne avevano e che io riuscivo a vedere, no? La storia di mio nonno e mia nonna che apparentemente non contava nulla, e mio nonno un vulcano, no? Che gestiva tutte le cose, ma dopo tanti anni io mi sono reso conto che è stato il silenzio di mia nonna che decideva le cose. E la società calabrese, la nostra, per tanti anni è stata così, no? Queste donne apparentemente relegate ai margini, ma decisive. E nel romanzo c'è questo, no? Io non riuscivo a mettere una donna volitiva, no? Molto forte. C'era questa donna che osservava sempre da una certa distanza e che poi interveniva al momento giusto. Ma tu sei ciotto cacuri o se non ciotto cacuri o si spera? Sono un cacurese normale. Normale. Abbiamo concluso. Non mi dico. Allora, grazie di tutto e alla prossima.